Assurdo episodio stamane attorno alle 8 in Riva Vena, nel tratto fra la chiesa dei Filippini e la pescheria. Un giovane abitante in quei paraggi ha messo scompiglio e minacciato con un coltello un paio di esercenti, probabilmente dopo una notte di bagordi. Non era la prima volta che il ragazzo crea problemi a chi lavora sulla riva. La sua condizione è peraltro nota alla famiglia. Già ieri sera, ricordo un testimone, aveva palesato una situazione potenzialmente pericolosa. Questa mattina ha preso a inveire contro un anziano, prontamente difeso da un commerciante, al che il tizio ha sguainato l'arma bianca per minacciare le persone. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per un sopralluogo. Un gesto esecrabile è stato compiuto ieri pomeriggio in Calle Padovani. Un minorato mentale di circa 55 anni si è spogliato e ha cominciato a masturbarsi davanti a due bambine. Una di queste lo ha riconosciuto in un vicino bar, la madre si è presentata e ci sono stati momenti di estrema tensione. Sono poi arrivati i carabinieri ed è prevista anche una denuncia contro questo figuro, perché non è la prima volta che accade una cosa del genere, pare anzi sia solito andare anche nelle scuole. Il teatro di Goldoni a casa di Carlo Goldoni. Sarà la locandiera ad aprire la nuova collaborazione tra la compagnia locale Teatro Novo e l'entourage che cura gli eventi nella residenza Chioggiotta del commediografo veneziano, sul Corso del Popolo. Venerdì 12 e sabato 13 maggio la pièce andrà in scena per 60 spettatori a serata. Il costo del biglietto è di 15 euro, le prevendite sono già iniziate a Palazzo Goldoni. Ma non finisce qui. In autunno è prevista anche una cena con l'autore, Carlo Goldoni stesso, e le pietanze settecentesche descritte nelle sue opere. Dell'iniziativa hanno parlato stamane Lorenzo Soncin per Teatro Novo e Francisco Merli Panteghini per Palazzo Goldoni. Sia una parte del patio, con tutta la possibilità di girare attorno in qualche modo agli attori, sia la terrazza, quindi avremo come i due piani della locanda che si intersecano. Esatto, il palazzo funzionerà, insomma, sarà tutta una grande scenografia diffusa. Personaggi. Sì, non fate un colpo. Allora, no. Di venerdì e sabato. Il gruppo sportivo Cavalli Marini manifesta la sua soddisfazione per la 34esima camminata per Ciose Marina, svoltasi lunedì 1 maggio, che ha richiamato in città ben 3.200 partecipanti da tutta la regione, un'affluenza record. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, grazie anche alla mattinata di sole e al contributo degli allievi del Centro di Formazione Professionale Alberghiero che hanno nutrito i podisti. Sono stati premiati ben 70 gruppi organizzati, il più numeroso dei quali conta 100 persone. Intitola La tombola in cale, lo spettacolo di teatro che questa sera dalle ore 21 verrà rappresentato nella sala della chiesa di Borgo San Giovanni. Lato unico in 7 quadri, scritto da Stelio Vianello e ambientato naturalmente a Chioggia, è allestito dal gruppo teatrale Calerassi nel quadro delle attività organizzate dall'Associazione per i diritti degli anziani. L'ingresso alla commedia è gratuito. Insomma, sempre variabilità allora in questi giorni. Eh sì, caro Andrea, come vi ho annunciato domenica, la variabilità è la componente essenziale di questa settimana. Però iniziamo con spiegare qual è il problema centrale. Il problema è che noi abbiamo in questo momento, in sede scandinava e islandese, un'alta pressione anomala, la quale ha isolato un minimo di bassa pressione atlantico in sede centro-europea, il quale condizionerà il tempo in sede nord-italiana nei prossimi giorni. Quindi oggi non possiamo altro che aspettarci il tempo che abbiamo previsto ieri, cioè condizionato quindi un'estrema variabilità da un cielo nuvoloso, spesso molto nuvoloso, ma anche alternato da pause asciutte, e naturalmente non mancheranno i rovesci temporaleschi o quantomeno di pioggia, la quale durante tutto l'arco della giornata comprometterà la giornata stessa. Ma la fase clou e quindi un pochino più seria è domani, quando avremo sicuramente delle piogge più abbondanti e anche delle fasi temporalesche. Le temperature, come vi ho accennato, rimarranno su livelli sottomedia, sia per quanto riguarda le minime che le massime, ma si alterneranno durante queste giornate qua.
Quindi, come vi ho detto, oggi e domani è estremamente variabile e anche piovoso, venerdì leggermente meglio, con un po' di pausa anche sabato, e poi domenica probabilmente un nuovo peggioramento nella mattinata, ma lì ne parleremo. Quindi prendiamoci questa giornata e buona giornata a tutti.